Signore e signori, buonasera. Questa importante rassegna cinematografica raggiunge questa sera il suo apice. Dopo gli ospiti d'onore che sono susseguiti nei giorni scorsi, questa sera la rassegna toccherà il suo momento più alto e importante. L'attenzione sarà tutta puntata su quello che si propone come l'evento cinematografico del 2011. Assieme alle attesissime presenze di Al Pacino, Eric Clapton, Orietta Bert e Ninetto Davoli, avremo l'onore e il piacere di ospitare il più grande regista cinematografico dell'era moderna, Marco Possenti, in arte Possen, che presenterà il secondo capitolo della più significativa serie degli ultimi anni, una trilogia che sta in qualche maniera cambiando le nostre vite, La ricorrenza 2. Noi abbiamo ascoltato in esclusiva per voi Marco Possenti, Raffaele Barrecchini e Daniele De Santis e vi proponiamo il nostro resoconto. Buonasera, in che lingua preferisce rilasciare la sua intervista? Well, yes, I remember Italian language, but I prefer speak in English. Benissimo, sfrutteremo dunque i nostri potenti mezzi utilizzando il sistema di traduzione simultanea più potente del mondo. Ci parli dunque di questo nuovo film e yes, del suo progetto ricorrente. The Ricorrenza Project is like a package of... La ricorrenza nasce come un racconto che poi è stato, diciamo, ampliato nel corso del tempo in una specie di racconto più corposo che ha composto un film. Ora abbiamo dato un seguito a quella fortunata produzione. È noto nell'ambiente che avete ampliato di molto gli investimenti. Certamente, infatti, il progetto è stato molto seguito da numerosi investitori mondiali e stiamo allargando di molto il budget. Nuovi progetti? Stiamo infatti studiando molto e ci impegneremo a fondo lavorando come bestie per anni senza alcuna retribuzione per poter offrire un prossimo ottimo prodotto. Gli attori come si sono comportati? Attori molto bravi, noi mai sbagliato, sempre primo Chuck, first one Chuck. Non è che tu sei incazzato con te pure? Pure. Ah, quindi ci incazziamo. Siamo incazziamo. Siamo allora, vado. Ok. E lei spetta ora non aver capito. Manco io. Thank you.
gabbia di macchina. Mai visto nulla di simile. Questo è abbastanza. Io vedo. Ispettore, dove sta andando? Famoso. Ma riesce a dire dove? Porca puttana! Dite! Ispettore, ho trovato qualche notizia sul nome secondo per commentare l'alta professionalità dei nostri attori che si sono barcamenati su questo tipo di set, assolutamente incalpestabile. Sono stati in gamba i miei ragazzi. Eppure io, perché no? Merito suo. Ispettore, hai trovato notizie sul nome Barca? È uno dei potentissimi Scusa, è una bellissima. Le vostre domande sono completamente inutili. Dici che non lo so. Non lo so. Dai, se non mi fa fare così. Ma tu hai detto, fai finta, io... Ispettore, ho trovato notizie sul nome Palla. È uno dei deboli potenti. È un potentissimo debole, uno dei quanti altri libri. Allora, hai deciso? Sì, ma cavolo, insomma, che deve tornare? Ma tutto sto tempo uno aspettare, eh? Cioè, ma non è possibile. Le vostre domande sono completamente... Qualcosa di stupendo sta per venire. Ma cambia, devi cambiare, cioè io non posso stare qua, noi, arriva Natale qua, noi, non lo so io. Che noi, qua siamo a perdere tempo con te, io devo andare a mangiare, cioè il buona... Ci vuole la scusa! Ispettore, ho trovato notizie sul nome Papa, è un deone potentissimo, è uno dei quattro. Ispettore, ho trovato notizie sul nome Palla. È un demone potentissimo, fa parte dei quattro. E tu fa parte di Splash. Ispettore, ho trovato notizie sul nome Palla. È un demone potentissimo. È uno dei guardiani di Stai ricevendo informazioni? Abbiamo a che fare con una... troppo contento. Ma faccio serio. Tanto non si ferma nessuno, fare un patto per con il piano. Ah. Facciamola passare, qui non si ferma. Dimmi quando devo andare. Vai. Tanto non si ferma nessuno, fare un patto con il diavolo pure di avere un passaggio. Troppo contenta, poi per lui. Non ci riesco a stare! Allora, riposati. Ah, ci avevo ragione! Oddio, la bella! Cercava di andare! Cortacci! Che si è andato a scrivere! Ma che ho capito che è il momento! Babbo! Ah, mettici un fazzoletto. Esami che abbiamo effettuato. Ma
un buon inizio, non c'è male, non c'è male. Ispettore, ho notizie importantissime, ho trovato... non sarei dedicato. Da un uomo ci sono spasato, va bene. Cosa? Fammi di legge, cazzo. Scusa, stop. Forse basta, forse è troppo basso. Troppo bene, alza un po' la goccia. Affaccio da me. Sì, ma... quasi... No, è già più o meno. Spalanca gli occhi, spalanca tutto. Ma se no guarda in acqua. Sì, guarda in acqua. La faccia serve, la bocca per dire. Apri la bocca. Caccia la lingua.